La resilienza delle città rispetto ai disastri naturali e a quelli causati dall'uomo è questo il tema di Unity in Diversity, la conferenza internazionale che riunirà oltre 60 sindaci da tutto il mondo dal 2 al 4 novembre a Firenze in occasione del 50° anniversario dell'alluvione che devastò la città il 4 novembre 1966. Questa seconda edizione del summit sarà dedicata principalmente alle città che quotidianamente affrontano problematiche legate alla convivenza con i corsi d'acqua. Paese, abbiamo deciso di affrontare questo nuovo tema proprio in corrispondenza col 50° dell'alluvione qui a Firenze. È un tema che tocca diverse città e partiamo dalla convinzione che ha dato poi l'ispirazione a tutte le conferenze Unity in Diversity, che è quella legata alla capacità dei sindaci di affrontare in prima linea quanto succede nelle proprie città a partire proprio anche dalle catastrofi naturali. Arrivano da tutto il mondo, quindi a paesi come Sudafrica, come l'Olanda, paesi come l'Inghilterra, gli Stati Uniti, tutti i paesi che hanno comunque a che fare con un corso d'acqua, un potenziale disastro legato all'alluvione, ai corsi d'acqua, legato ai cambiamenti climatici, che è un tema di cui si discuterà tantissimo, perché poi sembrano essere un po' l'origine anche di tutti questi disastri, quindi è vero sì disastri naturali, ma anche disastri in parte causati proprio dall'uomo e dall'utilizzo sbagliato delle energie. Cambiamento climatico, risorse energetiche, protezione del patrimonio culturale e naturale in pericolo saranno i temi affrontati dai sindaci con esperti, relatori internazionali, scienziati, altri rappresentanti dell'ONU, esponenti del mondo politico ed economico. Tra gli eventi da non perdere, la mostra Behind Borders al Museo del Novecento, la consegna del Fiorino d'Oro a Jane Fortune, presidente e fondatrice dell'Advancing Women Artists Foundation, e le celebrazioni del 50° anniversario dell'alluvione del 66, il 4 novembre a Palazzo Vecchio.